Amici di Automod.it, bentornati all'appuntamento del venerdì con la simulazione. Oggi ci aspetta l'Alfa Romeo Sauber sul circuito di Suzuka. Lungo 5807 metri, il tracciato giapponese è uno dei più spettacolari e tecnici grazie alla varietà delle sue curve ed è sempre stato amato dai piloti che vi hanno corso. Nonostante la bellezza del tracciato, però, a Suzuka è sempre stato problematico compiere dei sorpassi. Ma poche chiacchiere, andiamo a vedere il primo giro su Formula 1 2018 by Codemaster. Usciamo molto veloci dall'ultima curva e gas a cannone per il rettilineo di partenza. Attiviamo il DRS e raggiungiamo la velocità di punta di 330 km/h. Prima di curva 1 andiamo a disattivare manualmente l'ala mobile e in percorrenza scaliamo fino in quarta marcia. Da qui inizia la parte tecnica del tracciato, una serie di S molto veloci dove conta il grip aerodinamico della vettura e la resistenza fisica del pilota. Si arrivano a toccare i 5 G laterali ed è molto importante non sbagliare linea, altrimenti si perde il ritmo in tutte le curve successive. Sterzata decisa per la Digner e giù due marce per curva 9. Riprendiamo il gas e via verso il tornante, la curva più lenta del circuito. Terza marcia e sfruttiamo tutta l'uscita di curva per scaricare i cavalli della monoposto. Un po' di respiro per i piloti prima delle curve spun. Su questo rettilineo andiamo a chiamare tutte le marce fino a raggiungere i 310 km/h, ma eccoci alle spun. Molto ingannevole la seconda, dove si deve decidere alla perfezione quando aprire il gas. Nessuna zona di DRS qui nonostante la richiesta dei piloti e raggiungiamo i 315 km/h prima della famosissima 130R. Non si rilascia il gas e ci si prepara al triangolo Casio. Si scala in terza marcia e si aggrediscono i cordoli per avere una linea più veloce e via verso il traguardo. Mi raccomando l'appuntamento alle 8 di mattina di sabato per seguire le qualifiche. E assetto corsa? Arriva. Finalmente potrete sentire il motore gridare senza la mia voce sotto. Bye bye! We'll be right back.